E allora amici senza fili digitali, buongiorno, benvenuti al nuovo colpo di coda di oggi. Oggi dobbiamo parlare molto bene, devo dire molto molto bene, perché l'argomento di oggi è la dizione. E non possiamo farlo che con una professionista del settore. Potete ascoltare questa intervista anche sui diversi canali social, Facebook, Twitter, YouTube, dove volete. Ma bando alle ciance, partiamo subito con l'intervista. Allora un grande saluto a Maurizia, ciao Maurizia. Buongiorno a tutti. Oh. Maurizia, che presentazione, Ma guarda, bellissima, non potevi fare di meglio. Oh, va bene, guarda, oggi cercherò di curare al meglio la mia dizione. Va bene. Ok, allora oggi l'argomento è la dizione. Come dicevamo, bisogna parlare abbastanza, anzi molto molto bene. Maurizia, tu che sei un'esperta del settore, ci dici un po' chi fa dizione e chi insegna questo lavoro, che cosa fa, che cosa insegna? Benissimo, allora vi spiego subito. Intanto, quando parliamo di dizione, noi ci riferiamo ad un modo corretto di pronunciare le parole, quindi senza inflessioni dialettali, no? Sì. E quindi anche a quella poi capacità di catturare l'attenzione, voglio dire, dei nostri interlocutori. Ok. E quindi io direi in una parola sola l'eleganza verbale. Mamma mia, guarda. E quindi bisogna poi, per fare tutte queste cose, per arrivare a questo, all'eleganza verbale, quindi bisogna curare intanto il suono della parola, perché la parola è un suono, no? E quindi il ritmo della parola, il volume, quindi tante cose, direi anche, voglio dire, soprattutto musicali, proprio perché la parola va trattata come musica, non come suono. Perfetto. Benissimo. Maurizia, ecco, ti interrompo perché davvero con tutte queste belle parole e questi piccoli accorgimenti mi sta venendo voglia di vestirmi elegante, di vestirmi come un papillon, un qualcosa, perché davvero capisco che avere una buona pronuncia e togliere l'influenza dialettale serve a tanto. Certo. Ma in questo senso, ecco, come dicevamo, la dizione, insomma, non è soltanto il parlare bene, anche saper comunicare. Una piccola curiosità, ma chi si occupa di dizione, insomma, che cosa fa? Cioè, nel senso, si occupa soltanto del canale della comunicazione o ci sono vari rami? Allora, guarda, intanto la parola è comunicazioni, quindi sono e comunicazioni, quindi innanzitutto è far capire, e voglio dire a chi ti sta di fronte, che è fondamentale sapere intanto comunicare e quindi voler comunicare, ecco, capito? Sì. Non so se mi spiego, voler veramente comunicare nel vero senso della parola. Cioè entrare nella parola quasi. Bravo, entrare proprio nel significato di quello che si vuole dire, prima di tutto, no? O quindi in termini più specifici, nel sottotesto, cioè in quello che si vuole dire, capito? E quindi questo è fondamentale, quindi quanto si vuole comunicare. Allora, poi fondamentale sapere tutte le regole, capito? Quindi sì, per abbellire la voce. E quindi abbellire la voce più il voler comunicare, quindi dare il sottotesto, diciamo, facciamo un connubio perfetto di comunicazione. Ma Maurizia, mi sembra quasi di ascoltare la voce di Quark che sta raccontando. Bellissimo, davvero. Mi sembra di stare, ecco, dalla parte opposta, ecco, mi sta intervistando. Perfetto. Ma Maurizia, davvero no, perché è molto interessante questo argomento. E poi, ovviamente, per chi si occupa anche di determinati settori, è fondamentale quantomeno sapere, ecco, le regole principali e andare a studiarle un po' più nello specifico, perché se si fa un piccolo errorino, insomma, non va tanto bene. Quello può capitare, per questo io ti parlavo anche di comunicazione, cioè oltre a tutte le regole, sì, tutte, diciamo, la musicalità della parola, sì, va unita anche, voglio dire, la comunicazione, cioè il sottotesto, quello che si vuole dire. Perfetto, no? Perfetto. Quindi il volere, il saper parlare bene, sì, e quindi trasferisce proprio una sicurezza e una credibilità, voglio dire, a chi sta di fronte. È giusto, la sicurezza. No, ma quindi la credibilità è la cosa fondamentale, perché se io, certo, sono sicuro di quello che dico ed entriamo nella parola, certo, insomma, ho vinto. Assumere il significato giusto, cioè, capito? Dare il significato giusto a quello che tu stai dicendo, con le pause, il ritmo, il volume, il tono giusto, chiaramente. La respirazione e quant'altro. Maurizia, proprio perché entriamo nello specifico anche di quello che è la professione della dizione, ecco, abbiamo parlato nel generale, tu di che cosa ti occupi? Nel senso, ti occupi degli corsi, ma insomma, c'è qualcosa in particolare nei tuoi progetti e nei tuoi corsi che fai fare, insomma, ecco, in questo senso.
nello specifico, raccontiamo un po'. Sì, allora io ti spiego subito. Nel mio corso in particolare, chiaramente io ho anche un'esperienza teatrale, e quindi questo mi agevola anche nella docenza di lezione. È che non è poco, sì, E che non è poco, quindi chiaramente ecco, io inserisco nelle mie lezioni anche tanti trucchi di tecnica teatrale. Perfetto. E quindi, ecco, infatti il mio corso non è solo corso di dizione e quindi fine a se stesso, regole e basta, ma è anche, voglio dire, nel mio corso facciamo anche delle letture espressive. Insomma, quindi, anche come poter agganciare il partner. Certo, i vari toni, ripeto, insomma, la comunicazione in generale. Ok, no? Perfetto. Quindi riesci a capire anche come devi leggere un determinato periodo, no? Perché tante volte a scuola, voglio dire, ci fanno leggere a mo' di cantilena, sì. No? Tante volte, sì. Diciamo il più delle volte, voglio dire, proprio perché gli insegnanti purtroppo hanno questa carenza e lì dovrebbe essere il punto forte dove insegnare lezione e lettura espressiva, fare anche teatro del resto. Anche perché diciamo che no, ti interrompo per dirti che è vero che poi se da piccoli, ma magari anche partendo dalle medie, ecco, non diciamo dalle elementari, si sa che quella determinata parola, quel suono, ora ecco, non andando proprio nel dettaglio magari di una particolare desidenza o di tongo, di un iato ecco specifico, però sapere già di un determinato suono e non avere la cantilena aiuta sicuramente, insomma. Certo che aiuta, ecco. Ma voglio dire, bisognerebbe già porsi questo problema anche da prima, già nelle scuole elementari, perché chiaramente, voglio dire, è lì che concentri, voglio dire, le prime parole e con i primi toni. È lì che nascono anche i nuovi Rodolfo Valentino, giusto? Se imposti bene già un tipo di lettura che ha dei toni, ha dei volumi, insomma, chiaramente acquisterai più nel percorso degli studi. Maurizio, togliamoci una curiosità, ma ovviamente chi viene da te che segue i corsi, ecco, lo fa perché insomma serve per lavoro e quant'altro, ma ci sono anche persone davvero che per poter approcciare meglio con un partner, donna, un uomo, vogliono parlare meglio? Perché no? Caspita, allora intanto un corso di dizione e lettura espressiva dovrebbero farlo tutti, a prescindere dal lavoro, perché voglio dire, come noi ci sistemiamo il belletto, sì. Oppure l'abito, ecco, tu parlavi, oggi mi sento di essere elegante, sì. Ma ecco, non solo elegante esteriormente, ma anche con la parola. Noi pensiamo a tutto ciò che è vestiario, belletto, ma non pensiamo poi a presentarci anche con la parola. Guarda, allora io ho sempre detto anche ai miei allievi, sì. Allora, potete venire anche con un cencino addosso, sì. Però l'importante è che sappiate muovere, voglio dire, le labbra, diciamo le labbra e la bocca in un diciamo certo le labbra, modo, basta, E rendere musicale la voce. E quindi è lì che colpisce, perché devi tenere presente che il 40-50% di quello che facciamo vedere agli altri, sì. È... di dire, io ti parlo a tutti i livelli comunicativi, sì. Insomma, gestuale, verbale, sì. È dato dalla parola, da come parli, il 40% ma... e oltre. Ma guarda, è vero questa cosa, quindi ci confermi che se tutti noi facciamo un bel corso di dizione, possiamo cuccare di più. Sicuramente. No, perché poi sai, nella nostra mente, parlo di uomo, è quello che viene sempre in mente, cioè bisogna utilizzare tutti gli stratagemmi per poi, insomma, invitare nella maniera giusta per un cocktail. Ma comunque avremo un'arma vincente, sicuramente un'arma vincente. Sicuramente. Allora okay. Maurizia, abbiamo raccontato un po' nel generale, nello specifico, se vogliamo dare, ma davvero un semplicissimo consiglio a chi ci sta ascoltando, perché poi insomma diremo anche dove poterti trovare, cosa può fare a casa, ecco, in maniera davvero semplice, magari anche la mattina quando si sveglia, per poter migliorare la propria dizione? Bene, allora io comincerei con fare, voglio dire, degli esercizi di respirazione, perché fondamentalmente respiriamo molto male. Respiriamo in maniera molto ansiosa, perché del resto è anche la società che ci porta a questo. Allora, cominciare a imparare a respirare, chiaramente poi c'è tutto un discorso specifico e quindi la respirazione diaframmatica, però voglio dire, quella è una cosa che poi fai in specifico in un corso. Certo. Però cominciamo intanto a respirare, a tirare dei bei respiri lunghi e a buttare fuori l'aria lentamente. Quindi dobbiamo imparare prima questo, anche perché spesso quando parliamo noi buttiamo fuori le parole e tutte, voglio dire, d'un colpo, finendo subito il fiato. Questo è un errore molto grave che facciamo. Quindi intanto fare dei bei respiri, cominciare a respirare bene, apriamo la finestra, respiriamo. Sì, questo diaframma, allarghiamolo. Ed espiriamo, intanto questo. Poi ripeto,
per lo specifico sulla respirazione comunque bisogna frequentare un corso, quindi per capire certo. un po' ma come infatti... respirare con la respirazione diaframmatica. Ma infatti quello che ecco è proprio che dicevo è che il consiglio deve essere semplice e pratico, perché questo lo prendiamo come spunto, poi se si certo. vuole fare qualcosa di più professionale, insomma, bisogna seguire un corso, e anche se si acquista un libro, perché magari qualcuno potrebbe pensare ah lo faccio da autodidatta, beh è sempre diverso, perché in non qualsiasi è la stessa cosa. No, infatti in qualsiasi lavoro è vero seguire la cosa da autodidatta, ma c'è bisogno sempre del trainer, di ascoltare, dell'ascolto, perché l'orecchio ha bisogno di ascoltare, immagazzinare gli stimoli sonori, capito? Quindi certo, Marizia, io sono sempre sentire il termine corretto. Io sono sempre con la mente per il cuccare. E per il cuccare, va bene. Allora, io poi direi, tra gli altri consigli, c'è ancora un po' di tempo. Intanto la cosa fondamentale per poter ben comunicare sì. è avere veramente voglia di comunicare, perché se no anche una bella voce, insomma, fine a se stessa, poi se non c'è la comunicazione interiore, è giusto, no, ma è così, hai capito qual è il discorso? Quindi sentire di voler comunicare veramente. Comunicare. Okay? Allora, e Marizia, quindi, sì, per sì. fare questo, intanto si può fare un piccolo esercizio ogni giorno, pronunciando una frase e cercando di renderla ogni volta con uno stato d'animo diverso, non so, ripeterla in uno stato d'animo che può essere la tristezza, l'allegria, la delusione, la curiosità. Insomma, tirare gli stati d'animo per ogni volta che si dice tirare questa cosa. Tirare fuori gli stati d'animo, quindi lo si può fare con una frase semplice, corta, ogni giorno cominciare a far questo, quindi cominciare a scoprire dentro di noi che cosa abbiamo e portare fuori. Perfetto, d'accordo? No, ma infatti è perfetto. Allora Maurizio, proprio per questo motivo concludiamo il nostro appuntamento, il colpo di coda di se oggi. Anche un'altra cosina da dirti. Marizia, io ti vorrei far dire di tutto. Benissimo, abbiamo i tempi stretti, allora. No, ci mancherebbe. No, perché io questo accorgimento che tu mi stai, insomma, che vorresti dire, io lo farei come apripista per consigliare a chi ci sta ascoltando, perché non solo per chi vuole cuccare, ma per parlare meglio, di capire dove trovarti e se c'è la possibilità di seguire, insomma, dove Benissimo. Un corso. Sì. Allora, vi dico subito, intanto io comincio un corso ad ottobre, il 10 sì. ottobre 2013, sì. e i nostri corsi li svolgiamo in corso Giannone numero 1 presso la sala conferenze del Sant'Elena. Perfetto. E tra l'altro io vi do anche il nostro sito, che certo. è www.teatrostudiodauno.com, per tutte le informazioni. Mamma mia, guarda, d'accordo? Io, oltre a dire quark, che cosa devo dirti di più della voce? Stupenda, Marizia. Grazie, sei troppo guarda, buono. Per un appuntamento va bene questo mio tono. Va benissimo. Allora Maurizio, noi ci lasciamo ora con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giusto? Va bene così? Benissimo, no, 10, bravo, perfetto. Perfetto, perché la I sempre aperta, I è sempre aperta. E allora in questo senso Maurizio, ci lasciamo, grazie per l'intervista e la potremo riascoltare sicuramente anche sui nostri canali Facebook, va bene? Bene, io saluto tutti gli ascoltatori in linea. Ciao Maurizio, grazie saluto ancora. Un grande grande anche a te. Grazie. E tutto lo staff. Ciao. Ciao Maurizio, ciao. Ciao. Radio Ma.